Ai 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 ai. Lanciati. Mi trattengono le spine. Guarda, è solo un dolore. Fa parte del trattamento. Sì, guarda, io c'ho già tutto, sono già tutto tagliato. Ciao a tutti, l'avventura di oggi sarà una trilogia. Cosa vuol dire? Che probabilmente faremo tre video. Faremo così tanti video perché è una missione col nome in codice, l'abbiamo chiamata Klondike. In cosa consiste questa missione? Praticamente io e il mio compagno Roberto Ciao. faremo tre tipi di esplorazione in questa zona qua che è aurifera. Sappiamo che è aurifera perché a monte c'è una miniera d'oro. La caratteristica di questa miniera d'oro rispetto a quelle nella lontana Ossola, che sono tutte sfruttate da vecchie compagnie straniere ai tempi prima della guerra, questa qua invece è una miniera sfruttata solo da quelli locali, quelli abitanti della zona. Quindi, visto che il tenore aurifero è elevato, io e Roberto speriamo di trovare qualcosa nei pressi del torrente. Quindi la nostra trilogia saranno tre tipi di missione. Una sarà quella di, attraverso il metal, risalire il torrente fino dove possiamo. L'altra sarà quella di esplorare, di seguire il sentiero in direzione della miniera. E la terza è che qua nei pressi è accaduta una frana. Questa frana ci ha incuriosito, perché si è sviluppata questa frana in una zona in cui non ci sono torrenti, o almeno c'è un torrentino, ma non ha mai creato problemi. Robby, perché è interessante questa frana? Beh, potrebbe esserlo in quanto, come vediamo anche qui dal tipo di roccia presente in questo rio, ci potrebbe essere una frattura che non ha permesso l'adesione delle due rocce, quindi col tempo l'interfaccia fra le due rocce è venuta a mancare, quindi si è alterata e l'alterazione di questa ha provocato il distacco della roccia. Il distacco può causare frane e quindi Perfetto, ipotizziamo che vero. all'interno delle stesse potrebbe esserci magari, perché no, Un delle tracce di oro. nuovo Sì. filone, è vero. Quindi la missione di oggi sarà quella di esplorare questo torrente. Utilizzeremo il metal perché non c'è acqua e quindi l'unico sistema diciamo consentito è quello di usare il metal. Quindi cercheremo non pepitine o cose strane, ma guarderemo, osserveremo bene il quarzo, se troviamo del quarzo con, si spera, pirite aurifera, galena, oro, insomma qualcosa in cui il metal può segnalare la presenza di una traccia di oro. Detto questo, l'avventura incomincia. Qualcuno si chiederà, ma chi è Roberto? Robby è un personaggio segreto, non ve lo svelerò chi è, cosa fa, eccetera eccetera. L'unica cosa che posso dirvi è che è un raccomandato e un raccomandato dall'alto, e quindi oltre non posso dirvi. E quindi niente, così si è a posto. Accensione. Pronto. Adesso passeremo le vene di quarzo e vediamo se suona qualcosa, se c'è qualcosa. Useremo anche il drone dove è possibile. Così, fin dove non riusciamo a risalire il torrente, manderemo in avanscoperta il drone per una successiva volta e quindi sapremo come organizzarci. Sembrava più difficile del previsto, invece con il suo giù si fa. Ok, ce l'ho fatta. Procediamo. Magari in questi buchi qua se ne c'è la rocca sotto.
Sai cos'è una cosa buona anche? Che non troviamo rottami, quindi non c'è inquinamento falsi umano. Che molte volte suona l'impazzata perché trovi trash, fuggine o cose strane. Se così è molto più facile, cioè se si trova qualcosa di grande. Paolo, vai Paolo, battimi tutto il quarzo che dobbiamo trovare. È un po' brutto dire battimi. Dobbiamo trovare ci sono. L'origine. Questo è un bel rumore, me lo ricordo dai video. Questo è un bel rumore. Scaviamo. Guarda, però è bello. Sì, sembrano quelli proprio di Pasqua. Sì, di cioccolato. Lo mettiamo sul tavolo a mangiare, vediamo chi ci casca. Questo è antico comunque, sì. Un ritrovamento. L'arrampicata procede, adesso incomincia a essere un attimino più impegnativa. Noi siamo sempre qua alla ricerca di tracce di oro e pian piano andiamo su fin dove possiamo. Magari se trovo uno spazio libero farò volare anche il drone, ma adesso in questo punto qua non si può. Come posti? È meglio lì dietro, lì sotto, qua in basso dove c'è il buco? Nei torrenti i riferimenti sono veramente pochi, non ci sono tanti riferimenti. Devi andare... Qua siamo poi alla base, quindi qua proprio arriva giù tutto. Diciamo che da qua in poi magari c'è uno smistamento del materiale. Ma per ora qua è tutto materiale che precipita ancora, quindi non è, vedi, è ancora tutto spigoloso, non ha avuto ancora una lavorazione. No. Eccoci, abbiamo trovato questo grosso blocco di quarzo, il metal ce l'ha segnalato. E da una parte c'è dei cristalli di quarzo, di qua, adesso non so se si vedono, comunque c'è dei cristalli di quarzo, cioè cristallizzato, mi sembra qua, adesso non vedo bene. E adesso col metal, visto che sopra suonava qualcosa, da un segnale stranissimo qua. Questa zona qua. Questo colore qua che potrebbe essere rame. E questa zona qua suonava? Quella parte lì. Però vedi che qua ci sono dei piccoli filoni, filamenti. Potrebbe essere uno di questi qua che lo faceva suonare. In questo vecchio pozzone ci sono dei pezzi di quarzo, ma non sono buoni, cioè non suonavano, quindi niente di metalloso. Qua suona, ma è ferro. Niente, torniamo allora al quarzo. Siamo andati avanti nella risalita, abbiamo cominciato a trovare dei massi un po' che sembrano trattati dall'uomo, nel senso che sono stati presi a picconate, sembra, no? O a scalpello. E difatti abbiamo trovato nella nostra ricerca un vecchio chiodo scalpello, probabilmente che proviene dalla miniera. Quindi pensate, questo qua in antichità magari c'era il pastore del paese qua, che magari alla sera o quando era libero andava in questa miniera insieme ai suoi compari di taverna a prendere qualche campioncino d'oro che magari poi portava giù nel paese più grande e barattava in cambio di vino, pecore o quello che era, formaggio. Vabbè, il formaggio questo lo faceva lui. Adesso abbiamo fatto una piccola sosta, abbiamo fatto un
diciamo un piccolo campo base per mangiare, e stiamo sfruttando come campo base questa vecchia pozza d'acqua che adesso non ce n'è, che poi faremo anche degli scavi perché a vedere la profondità di tutto il resto, almeno metro e mezzo d'acqua ce ne sta quando c'è l'acqua. Quindi magari per il discorso che ho fatto un po' di tempo fa, nel fondo delle cascate ci potrebbero essere dei tesori, proveremo a vedere scavando un po' lì se troviamo qualcosa. Adesso finora abbiamo trovato dei quarzi, falsi allarmi, forse venature di rame, forse venature di qualcosa. Il metal suonava, ci ha fatto un po' disperare, abbiamo spaccato di tutto e non so se abbiamo trovato o non trovato, però noi proseguiamo. Adesso qua si fa ancora più salitosa la salita e magari da qui facciamo anche una dronata, visto che c'è uno spazio vitale per il drone, così magari andiamo a vedere anche cosa c'è oltre a quello che non riusciamo a vedere adesso. E niente, l'avventura continua. Ma allora l'acqua esiste in questo torrente. Eccolo qua, rigagnolino. Adesso Roberto ha trovato un sassone con dentro una vena e sta facendo il suo check up. Cos'è la diagnosi? Nada. Nada? Non dire che siamo in Spagna però. Comincia a vedersi il vetro che del torrente, e se notate questa qua è una vena di quarzo. Però è una vena di quarzo sterile perché non c'è dentro nulla, non suona, non ha mineralizzazione, quindi niente. Qua c'è un altro dentro nell'acqua. Però dai. Ragazzi, altra pianta strana. Se qualcuno sa di cosa si tratta, se è medicinale, ditecelo, perché è l'unica che abbiamo trovata in tutta la vallata. E come al solito Roberto mette a disposizione altri 10 grammi. Ok ragazzi, siamo arrivati fino al nostro primo obiettivo. Oltre non possiamo andare. Abbiamo risalito tutto il torrente fin dove potevamo. E io e Roberto abbiamo fatto un'ottima esperienza, abbiamo visto molte cose particolari e niente, io direi che per questo video è tutto da parte mia e da parte di Roberto. Vi salutiamo e mi raccomando, seguite la nostra avventura per la famosa trilogia. Ciao a tutti. Ciao.